Proseguiamo disegnando anche il grafico di questa funzione, quindi andiamo a tracciare il piano cartesiano, quindi y e x. E su cosa lavoriamo? Beh, si può iniziare a lavorare, ciò che dà più problemi è questo pezzo qua, ovviamente, no? Perché il più 3 è una traslazione verticale verso l'alto e quindi iniziamo a lavorare su quello che ho evidenziato in rosso. Qui conviene fare questa cosa. Inizia a guardarmi il y uguale a seno di x meno 2, tutto in modulo, no? Poi da questa mi basterà applicare una traslazione, giusto sì, di vettore meno pi greco quarti 3. Ok, quindi lungo x, lungo y, questo. Ora, ragioniamo appunto su questa, no? Allora, cosa possiamo dire su questa funzione qui? Sicuramente, intanto se iniziamo a guardare questa, seno di x meno 2, quello che notiamo, attenzione, seno di x meno 2 non è dentro l'argomento, perché altrimenti non ci si capisce. Seno di x meno 2, se andiamo a disegnare, ok, dobbiamo intanto ragionare sul fatto che avremo che l'immagine non è più meno 1, 1, ok, ma sarà spostata tutta di 2 verso il basso. Quindi se era meno 1, 1, visto che c'è questo meno 2, diventerà meno 3, 1. Scusate, meno 3, meno 1, ovviamente. Fatto questo, allora capiamo che la funzione seno di x meno 2 ancora senza valore assoluto vivrà fra qua e qua, no? Questo è meno 1, questo è meno 3. Non c'è niente di particolare e quindi la disegniamo normalmente, nel senso che se questo qui era lo 0 che c'era prima, traslato di meno 2 verso il basso, andiamo a disegnarcela come, tra virgolette, come se niente fosse. Quindi avremo, se lo sapete che il seno di 0 vale 0 e così via, no? E questa qui è la nostra funzione. Ok, di conseguenza ragionate sugli angoli, no? Sui sarapi greco mezzi e così via. Ora però abbiamo un modulo, quindi significa che tutto ciò che è positivo di fatto diventa, tutto ciò che è negativo diventa positivo, no? Quindi abbiamo un ribaltamento e quindi andiamo a considerare adesso questa, quindi andiamo a considerare fra 1 e 3, ok? E fondamentalmente consideriamo la stessa cosa, ok? Nel senso che qua avremo il punto di 0 e quindi la funzione, se la stiamo ribaltando, pensateci bene, se la stiamo ribaltando, andremo a ottenere una cosa fatta così, per capirci, ok? E poi vabbè, va avanti. E questa rappresenta appunto il modulo di seno di x meno 2. Ora dobbiamo andare a vedere che cosa tutto questo, no? Quindi dobbiamo andare ad applicare questa traslazione qua. Ora, una traslazione di, cos'era? Di meno pi greco quarti, perché avete più pi greco quarti, significa che stiamo spostando questa funzione qui verso sinistra, no? Per capirsi. Quindi viene spostata tutta in questo modo, e oltre che essere spostata verso sinistra viene spostata anche di 3 in alto. Quindi il solito ragionamento, adesso da 1 e 3 l'immagine di questa funzione sarà compresa fra 4 e 6, quindi vivrà qui. Siamo come ragionamento, e se andate a tracciare il grafico, insomma, avrete appunto la curva che farà circa una roba fatta così, sono disegnata malissimo, però se andate a segnare i punti le cose diventano molto più chiare. Come si fanno a segnare i punti? Solito discorso, potete prendere appunto la funzione modulo seno di x meno 2 e vi prendete seno di x meno pi greco quarti meno 2 e ragionate su cosa succede, no? Poi sommate più 3, se facciamolo qui.
Quindi ad esempio io vado a dire in 0, questa qui, seno di 0 è 0, meno 2 viene questa, vale 5. Ok? Ora voi capite che se sostituisco qui 0, invece ottengo il seno di meno pi per quarti, che è meno seno di pi per quarti, e quindi avrò 3 più meno radice di 2 fratto 2, meno 2. Ok? Quindi facendo i conti e segnando i punti trovate come disegnarla. Tipicamente il punto più comodo, questo è per avere un confronto, no? Su cosa succede. Il punto più comodo che vi conviene segnare è quello in cui ottenete dei valori comodi, quindi cosa vuol dire? Vado a vedermi quanto vale pi greco quarti, no? L'abbiamo fatto anche le altre volte, quindi qua capisco che questo sarà 3 più il modulo di seno di 0 che è 0 e quindi ottenete 2,5. Vedete? In questo modo avete capito che ho il valore 5 quando vale pi greco quarti, che prima invece era il valore in cui x uguale a 0. Quindi vi segnate quanto è pi greco quarti e lo tracciate. Ovviamente con la mano libera così è parecchio scomodo. Cosa possiamo dire? Il periodo è rimasto uguale. Ecco, il periodo è rimasto uguale. Da questo punto di vista invece non cambia assolutamente niente. Ok, questa invece è semplicissima perché abbiamo y uguale a meno seno di x. Si ottiene il grafico fondamentalmente ribaltando la funzione intorno all'asse x, quindi se questa è seno di x, ok, magari un po' meglio, ok, se andate a prendere meno seno di x succederà questo, quindi meno seno di x è fatta così. Ok, quindi è questa qui. E così via. E ovviamente qua la periodicità rimane la stessa. Ok, qua vediamo un attimino come ragionare, nel senso che bisogna un attimino partire spezzettando come si disegna questa. Allora, qua si può partire dal ragionamento di avere y uguale a meno il coseno di x. Ok? Ora, la prima cosa che si può provare a fare è ragionare su questo, no? Quindi, meno il coseno di che cosa? Opero un raccoglimento qua dentro. Ok? Ora, il grafico di meno coseno di x è il grafico di coseno di x ribaltato rispetto all'asse delle x. Ok? Ora, io qui, vedete che ho un mezzo x meno 3 quarti pi greco, posso andare a raccogliere, ad esempio, un mezzo. Se raccolgo un mezzo, vedete che mi compare x meno, ho raccolto un mezzo, 3 mezzi pi greco, che è anche abbastanza comodo. Il meno 2 adesso lo ignoriamo, lo facciamo dopo. Questo cosa qui, questo giochino di raccogliere, mi permette di studiare una funzione analoga a questa, che è meno il coseno di x mezzi. Ok? Ritorna come ragionamento. Meno coseno di x mezzi lo possiamo iniziare a rappresentare e poi lo trasleremo. Quindi posso andare a mettere appunto il grafico sul piano cartesiano. Quindi abbiamo y e x. Ora meno coseno di x mezzi, e se ci pensate, quando divido l'argomento per 2 sto moltiplicando per 2 il periodo, no? Quindi meno coseno di x mezzi è una cosa fatta così. Adesso lo disegno cerchiamo di farlo almeno un pezzo così si capisce quello che voglio dire. Dove è meno coseno perché appunto è stato il ribaltamento e questo qui vale meno 1. Chiaramente questo vale 1, ma la cosa interessante, visto che è raddoppiato il periodo, che adesso qui siamo a pi greco, qui in mezzo invece siamo a, che poi non è in mezzo, volevo dire qui siamo a 2 pi greco, ok? E se si riporta giù, qua andate a 3 pi greco e così via, no? In poche parole è cambiata la periodicità.
Questo grafico qui è il grafico di meno coseno di x mezzi. Ora, pensateci, da questo noi dobbiamo passare a lui. Quindi stiamo operando una traslazione verso destra e anche verso il basso. Quindi il grafico verrà traslato in questo modo, no? Viene spostato tutto qua. Ok? E quindi quello che ottenete fondamentalmente è una cosa fatta così. Giusto? Ok, per trovare i punti ovviamente sostituite qualche valore notevole qua dentro. Il valore notevole potrebbe essere comodamente 3 mezzi pi greco, vedete cosa succede e da lì riuscite a mettere qualche punto per dare un senso a quello che state disegnando. Ok, questo è abbastanza semplice perché partiamo sempre dalla funzione y uguale a meno coseno di x. Abbiamo qui una dilatazione. Perché appunto se andiamo intanto a rappresentare il piano cartesiano, vedremo che la funzione meno coseno di x subisce, quando viene moltiplicata per 2, subisce appunto una dilatazione e l'immagine cambia, perché se qui eravamo fra meno 1 e 1, invece adesso saremo fra meno 2 e 2. Ok, quindi posso andare intanto a segnare 2 meno 2, e questo per quanto riguarda meno 2 coseno di x, così, senza il più 3. Chiaramente poi col più 3 ci sarà una traslazione, ma iniziando a disegnare meno 2 coseno di x, anzi, vi faccio vedere questa cosa che è interessante, disegnando prima il meno coseno di x e basta, quello che si vede, qui ho sbagliato. Ok, quello che si vede è che quando vado a moltiplicare per 2, quello che succede è che la periodicità rimane identica. Quindi accade questo. Questa è la cosa interessante, no? Che succede questo. Ok, quindi la periodicità assolutamente non cambia. Ok. Ora poi qua c'è scritto più 3, quindi c'è una traslazione verso l'alto, che però appunto non dovrebbe creare grossi problemi perché fondamentalmente tutta la funzione si sposta verso l'alto e dopo la traslazione sarà compresa tra 1 e 4. Ok? No, scusate, è 5, perché 2 più 3 fa 5, giustamente. Ok? Quindi questo qua sarà il punto di 0 e la funzione appunto viene traslata. Oh, vediamo finalmente qualcosa con la tangente. Bisogna partire qua a ragionare ovviamente su il grafico di tangente di x e poi effettuare una traslazione e poi ragionare sul valore assoluto. Quindi andiamo a prendere il piano cartesiano, quindi y x, e noi sappiamo che il grafico della tangente, se ci mettiamo in un intervallo fra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, adesso qui disegnarla un po' complicato, meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, sarà fatto così. Quindi disegno solo la tangente adesso, no? Cosa che sapete già come è fatta. Quindi sarò una cosa di questo tipo. No, notate appunto gli asintoti e così via. Ovviamente poi c'è una periodicità, no? Quindi si ripete. Cosa significa? Che fra pi greco mezzi, ad esempio, e, dov'è che, e 3 mezzi pi greco, noi avremmo ancora un comportamento di questo tipo. Andiamo a vedere questo. E qua. Ok, e così via. Ora, noi siamo interessati alla tangente di x meno pi greco mezzi, quindi lo stiamo traslando, tangente di x meno pi greco mezzi, stiamo traslando verso destra di pi greco mezzi, e quindi se trasliamo tutto di pi greco mezzi, capite che cambia fondamentalmente il grafico in modo abbastanza semplice, perché staremo lavorando fra... Se prima il grafico questo qui era fra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, adesso questo grafico sarà, qua ci mettiamo pi greco, qua ci mettiamo 0, questo grafico qui si troverà
Qua no? Fatto così. Ok? Quindi di conseguenza qui avrete quest'altra situazione dove questo è 2π greco. Ok? A noi però interessa che cosa? Il modulo, no? Di tutto questo. E quindi il modulo di tutto questo cosa sarà? Sarà appunto il solito ribaltamento rispetto alla parte negativa sulla parte positiva. E quindi il grafico alla fine di tutto è una cosa fatta così. Adesso magari cerco di farlo un po' meglio. Questo, e questo qua si ribalta, e quindi tengo questo. Stessa cosa, ragiono sul verde, no? Questo, e questo qua si ribalta. E posso continuare a farlo con la periodicità che ho qua. E qua vi faccio notare che qui la periodicità rimane la stessa, perché è sempre pi greco, che era quella della tangente prima.